È bellissima mia figlia, vero? Sì, signore. Bella come la signora Alessandra, che riposa in pace. Sì, sono identiche. Perdoni la sfacciataggine, signore, ma la signorina Maria Fernanda somiglia alla signora Alessandra solo per la bellezza fisica, ma non per il carattere. Per favore, Tomas, non sciupare la mia felicità. Io so chi ha colpa per la cattiva educazione di mia figlia. Mi scusi. Apri pure la bottiglia. Hai detto a mia figlia che la sto aspettando? Sì, ha detto che viene subito. Grazie, Tomas. Puoi ritirarti. Evviva! Per caso qui c'è una festa? Sì. Sì, mia cara. E voglio brindare a te. A me? No, sì. Papà. Brindiamo a tutti noi. A Gerardo, a te. In fondo, ce lo meritiamo, no? Ho detto a Tomas di ordinare in cucina una cenetta molto speciale per stasera. Sì. In tuo onore. Va bene per le 10? Come vuoi tu. Avremo degli invitati? No, pensavo di no. Sarà una cena intima. Beh, ci saranno Cristina e l'ingegnere Cianove, sei d'accordo? L'ingegnere Cianove è a tavola con noi. Hai qualcosa in contrario? No, ma figurati, dai. Sarà una buona occasione per conoscerlo. Ho scambiato solo poche parole con lui. Mi è sembrato un uomo pedante e presuntuoso. E dall'aspetto ridicolo. E quegli occhiali, che orrore. Sì, hai ragione. Ma non ha i soldi per comprarsi i vestiti giusti. E gli occhiali, beh, non a tutti stanno bene. Però è un bravo ragazzo. Suppongo che tu abbia preso delle informazioni prima di ospitarlo qui a Villa Paraiso, non è vero? Ma certo che l'ho fatto. E mi hanno parlato molto bene di lui. Ah, sì? E si può sapere chi? Ah, sì, il mio amico, l'ingegner Rivera. Mi interesserebbe sapere di più su quell'uomo, papà. Oh, beh, non c'è proprio un granché da dire. So che lui è orfano di padre e che appartiene a una famiglia molto distinta. Ma purtroppo è rovinata. Vive con sua madre e credo che abbia anche due fratelli. E dove abita? A Tapijulapa. A Tapijulapa? Che orrore, è un posto pieno di paludi quello. Principessa, è tutto quello che so. E poi non capisco proprio perché si debba perdere tanto tempo a parlare della vita di Echanove, non sei d'accordo? È vero. Volevo soltanto sapere come devo comportarmi con questo intruso. Allora spero di averti tranquillizzata sul fatto che è una persona per bene. Signore, c'è una chiamata dell'avvocato Salcedo sulla sua linea privata. Grazie, Tomas. Vengo subito. Ti spiace avvisare tutti che la cena sarà servita alle 10 in punto? Va bene, signore. Figliola, posso chiederti un ultimo favore? Io vorrei che tu affrettassi le nozze con Gerardo. Così eviteremo nuovi contrattempi. E quando Gerardo ti avrà a suo fianco, non avrà bisogno di cercare nessun'altra donna. Non ti preoccupare. Penserò io a tutto. Quando Gerardo tornerà ad Arroyo Blanco, tutto sarà pronto per le nozze. Ti ringrazio. Avanti. Ingegnere, mi scusi se la interrompo. Volevo solo informarla che la cena sarà servita alle 10. Grazie, Tomas. Lei è sempre molto gentile. Faccio del mio meglio, ingegnere. Per favore, porti le mie scuse al signor Villalpando. Non scenderò a cena. Sono molto stanco e non ho proprio appetito. Va bene, ingegnere. Riferirò senz'altro il suo messaggio. Con permesso. Grazie, Tomas.
Allora, è riuscito a rintracciare Gerardo Sanlúcar? Certo, Don Gonzalo. Ho scoperto che si trova in piazza San Vicente in compagnia di una signorina che si chiama Yarabunda. No, no, mi sto sbagliando. Come diavolo? Ah, Yacaranda. Ah, me lo immaginavo. Il comportamento di Gerardo è davvero inqualificabile. Se non fosse perché mi tiene in suo potere, gli darei una lezione. E se ne pentirebbe. Perché una cosa sono i soldi che gli debbo e una ben diversa è il rispetto e la considerazione che lui deve a Maria Fernanda. Ah, santo cielo, la prego di frenare la sua indignazione, Don Gonzalo. In questo momento non conviene fare assurdi colpi di testa. Grazie a Dio, Maria Fernanda ormai ha deciso di sposarsi con il signor Gerardo Sanlúcar. Ma io non posso far finta di niente. Certo, io la capisco. Ma noi dobbiamo già ritenerci molto fortunati perché sua figlia ha deciso di frenare il suo orgoglio e di non rompere questo fidanzamento. E dobbiamo fare in modo che non venga a conoscenza di nulla. Maria Fernanda crede che lui sia ad Arroyo Blanco, no? Sì. Pensa che l'incontro di Gerardo allo Sheikh fosse una semplice scappatella. Crede sia andato alla piantagione. E come l'ha trovata oggi? Oh, molto tranquilla. Anzi, ha preteso che le raccontassi tutto quello che riguarda l'ingegnere Cianove. A dire la verità non capisco perché. Non mi sembra che lo stimi particolarmente. Lo considera un uomo molto inferiore a lei. Non c'è motivo di preoccuparsi, Don Gonzalo. Si fidi di me. No, sono sicuro che tutto finirà per il meglio. Buona serata. Arrivederci. Don Gonzalo stanotte potrà dormire tranquillamente. Ciao, papà. Ciao, Fernanda. Sei bellissima, come sempre. Sì, davvero, sei bellissima. L'occasione lo merita, papà. Posso fare servire in tavola? Io pensavo che fossimo in quattro stasera. L'ingegnere Cianove fa le sue scuse. Non si sente bene stasera. Vero, Tomas? Sì, signore. L'ingegnere mi ha detto che si sentiva molto stanco e che non aveva appetito. Servi pure, Tomas. Vedrai che cena ti ho fatto preparare. Tutto quello che ti piace. Non ti capisco. Perché ospiti a Villa Paraíso una persona così maleducata? Uno screanzato di questo genere? Beh, forse è meglio che non sia sceso. E così saremmo più liberi di parlare, no? Tu riesci sempre a giustificare tutto. Non ti sopporto! Mi scusi, io... E questo è il colmo! Guarda il mio vestito! Vi odio! Vi odio tutti! Sì? Ah. Buongiorno, ingegnere Cianove. Buongiorno. È sorpreso? Non immaginavo che fosse lei. Pensavo che lei è ormai qui a Villa Paraíso da alcuni giorni, ma non conosce ancora le bellezze del posto. Non ho mai tempo per occuparmene. Sono molto preso dal lavoro. Mi offro di farle da guida. Per oggi lasci stare quelle carte noiose. Le va bene se ci vediamo alle due al molo? Sì, se lei lo desidera. Tenga. Coraggio. Un fiore può ravvivare la sua stanza. Sia puntuale.
Grazie, Pedro. A Adalina è piaciuto molto il pappagallino. Ma si figuri, donna Adele. Sa quanto voglio bene a Adalina. Lo so, Pedro. E mi dica... Ah, ha già scritto Miguel? Sì, abbiamo ricevuto una sua lettera. È tanto contento. Pare che lo trattino molto bene a Villa Paraíso. Ma lui se lo merita. Sì, Pedro. È un gran bravo ragazzo. Salve, Pedro. Come mai da queste parti? È un bel pezzo che non ti vediamo. Beh, sapevo che ad Alina piacciono molto gli animali e gli hanno portato uno. Ah, quanto sei buono. Alina aveva proprio bisogno di un amichetto e ora ha il pappagallino. Ah, quanto è carino. Vorrei insegnargli a parlare, visto che la povera Alina non lo può fare. Dove potremmo sistemarlo? Ti andrebbe bene vicino alla finestra, cara. No. Allora dove? Nel tinello o nella cucina? Non mi dire che lo vuoi nella tua camera. Ma non puoi tenerlo lì, cara. Ma sì, madrina. È il posto migliore. Alina potrà tenere il suo amichetto vicino a lei e io mi incaricherò di dargli da mangiare e di pulirlo. Grazie, Sofia. Bene. Adesso vado a cercare un chiodo e il martello per appendere la gabbia. È così, cara Sofia. No, papà, se lo ricorda più. Mi ha portato. Oggi è l'altro giorno. Sai che non riesco proprio a capire questi tuoi bruschi cambiamenti di umore. Ieri sembravi una furia e oggi sei un'altra. Oggi è la giornata ideale per andare in barca. Lo sai, l'ingegnere Chanove mi ha chiesto di fargli per vedere i dintorni. Sì? Strano. Quando ti ho detto che potevi chiedere di accompagnarlo, ha rifiutato decisamente, dicendo che non voleva disturbarti. E un impiegato qualsiasi poteva farlo. Nessuno a Villa Paraíso conosce questi posti come me. E così oggi lo porterò a Los Manglares e anche alle rovine di Comalcalco. Senti, figliola, sarebbe ora che ti dedicassi ai preparativi per le tue nozze. E non ti preoccupare se darai una delusione a Chanove. È una persona sensata e ragionevole. Trova qualche scusa. No. Non voglio farlo. Voglio andare con lui. Lo sai che ci tengo molto a far conoscere ai nostri ospiti le bellezze di questa zona. È un piacere per me. Mi dà una grande soddisfazione. Ecco, sì. Pure. Domani lo porterò ad Agua Blanca. Così mi distrarrò. Non penserò troppo all'arrivo di Gerardo. Gerardo? Ah, adesso è Arroyo Blanco, no? Vado. Vediamo questa sera. Sì, arrivederci. Signore? Sì? Una telefonata per lei. Dammi. Pronto? Sì, Ruben. Come? Salcedo? Sì, ha telefonato. Gli ho detto che lei era a Città del Messico. In Messico? Perfetto, bravo. Sì, sì, grazie. Telefona qui per qualsiasi cosa, non ti preoccupare. Ciao, arrivederci. Non ti lasciano mai tranquillo, tesoro. Persino qui ti chiamano. Cerca di capire. E in questo momento non dovrei essere qui. Dovrei lavorare ad Arroyo Blanco. Che succede, amore? Ti vedo strano, non so. Preoccupato, pensieroso. No, no. Non niente. Solo che l'amministratore di Villa Alpando mi ha cercato e allora hanno pensato bene di avvertirmi subito. Che cosa sarà successo? Non incominciamo con le preoccupazioni. L'importante è che ora siamo qui tu ed io. Sì, sì.
È pronto, signorina. Il serbatoio è pieno e ho messo tutto quello che ha ordinato. Ti ringrazio, José. Preferisci che guidi il motoscafo Ilario? Sì. Con noi verrà solo l'ingegnere Chanove. Allora, buon divertimento. Andiamo, ingegnere. È ora di salpare. Si accomodi, avvocato. Grazie. Si sieda, la prego. Grazie, don Gonzalo. Posso offrirle un caffè, avvocato? No. Non si disturbi, grazie. E mi dica un po', e sua figlia? È molto tranquilla. In questo momento sta facendo vedere all'ingegnere Chanove i posti più belli di Villa Paraiso. All'ingegnere Chanove? Vicini a Manglares. Se non fosse per il motore, potremmo sentire il canto degli uccelli. È un posto stupendo. La vegetazione è così rigogliosa. È davvero un posto idilliaco, signorina Fernanda. È una ragazza che sa quello che fa. Per di più si è impegnata ed è innamorata di Gerardo. Sì, sì. Sua figlia si sposerà con Gerardo Sanlúcar per moltissime ragioni, ma non per amore, lo riconosca questo. Signor Salcedo. Perché non dire la verità? Sua figlia non ama il suo fidanzato. Forse imparerà ad amarlo dopo il matrimonio, però adesso lei non lo ama. Dobbiamo fare in modo di evitare che possa essere attratta da qualcun altro. Mi pare che lei non la conosca, signor Salcedo. Se gli fa vedere i dintorni, è perché lui stesso gliel'ha chiesto. E anzi, mi stupisco che abbia accettato. Sì, perché si è molto seccata quando ha saputo che avevo invitato qui un estraneo. Ah sì, molto bene. Se è così, siamo tranquilli. Ma sarebbe stato preferibile che l'ingegnere Chanove fosse rimasto ignorante circa le bellezze della zona. Lei lo sa che questi sono luoghi troppo belli e romantici. Sono pericolosissimi. Sono i posti ideali per una storia d'amore. Andiamo, lei è completamente pazzo se pensa che... Addio me ne guardi. Non mi mette delle altre idee in testa. Ho già sofferto abbastanza in questi giorni, temendo che Maria Fernanda sapesse del nostro fallimento. Avvocato Salcedo, io sono un cattivo padre. E io non avrei dovuto toccare l'eredità di mia figlia. Questo denaro doveva essere sacro per me. Adesso la smette di tormentarsi per questo, don Gonzalo. Maria Fernanda si sposerà con Sanlúcar e lui le ha promesso che il giorno delle nozze strapperà tutte le cambiali che lei gli ha firmato. Sì, questo è vero, Salcedo. È per questo che dobbiamo affrettare queste nozze. A proposito, ci sono già tutti i documenti. È tutto a posto, possono sposarsi il giorno che vogliono. Già, che sia il più presto possibile. Dirò a Maria Fernanda che comincia a preparare ogni cosa. Sarà molto meglio, sì signore. E adesso mi deve scusare, avvocato. Degli amici mi aspettano al club. Lo sa, oggi mi sento davvero meglio. Come se fossi tornato a nuova vita. L'importante è che non vada a festeggiare questo avvenimento al suo club. Giocando. Giocando? E con quali soldi? Lei stesso mi ha detto che quello che ho non basta neanche... per le nozze di Maria Fernanda.
No, deve credermi. Piuttosto mi taglierei tutte e due le mani prima di toccare un solo centesimo di quei soldi. Mi crede? Sono senza parole. Pensare che sono di qui e non conoscevo questa zona archeologica. Comalcalco è il posto che amo di più. Mi dà una sensazione meravigliosa e inspiegabile. Mi fa sentire orgogliosa di questa terra. Quando qualcuno ammira tutto questo, è come se fossero dei complimenti fatti a me, capisce? A lei non si possono fare dei complimenti, Maria Fernanda. Perché? Sono così brutta. Al contrario. È tanto bella che gli aggettivi che conosco sarebbero insufficienti per descriverla. Esagerato. Lei lo sa perfettamente. Bene. Riconosco che non sono brutta, però ho un grosso difetto. Un difetto? Quale? Lei stesso me l'ha fatto notare. Mi ha detto che sono bella, però terribilmente orgogliosa. Si ricorda? Sì. E lei mi ha risposto che aveva motivo di esserla e mi ha buttato in faccia il suo prestigio e i suoi soldi. Le sarò sembrata insopportabile, odiosa. Ho avuto la sensazione che lei fosse una donna prepotente e orgogliosa. E continuo a pensarlo. Una donna che hanno viziato troppo. Che non conosce il resto del mondo perché vivendo in una campana di vetro non sa niente delle miserie e delle brutture della vita. E Dio voglia che non debba mai conoscerla. Neppure se servisse a farmi diventare migliore? No. Il suo orgoglio sparirà quando sarà innamorata. Quando amerà un uomo. Perché l'amore ha il potere di trasformarci. Di renderci umili, teneri, dolci e comprensivi. Io sono fidanzata e voglio sposarmi presto. Sposarsi? Ah, sì, sì. Suo padre me l'ha detto quando sono arrivato. L'avevo dimenticato. Bene, vogliamo vedere il resto? Si è fatto tardi. Il giro è terminato. Però le prometto che torneremo. Che tua madre non c'è, voglio dirti qualcosa. Ti piace il tuo pappagallo, vero? Se non vuoi che gli succeda qualcosa, che ne so, un incidente, per uscire dalla gabbia e perdersi, oppure morire, devi fare attenzione. Devi dare molta attenzione. È arrivato il destino. Lei è un'altra lettera di Miguel per lei. Sicuramente le parlerà di quel ricco.
importa sapere quello che le scrive. Come odio quella donna. Quella Maria Fernanda. Maria Fernanda. Sì? Non avrei mai creduto che dietro al suo aspetto così frivolo si nascondesse una donna sensibile, così amante della natura. E non ha ancora finito di conoscermi, Miguel. Oh, mi scusi, volevo dire ingegnere Cianove. Per favore, Fernanda, mi chiami per nome. È così dolce pronunciato dalle sue labbra. Grazie, Miguel. Miguel. È proprio un bel nome. Ti piace? Certo. Perché sfugge il mio sguardo? Non lo so, Maria Fernanda. Sono un po' confuso, è tutto così nuovo per me. D'accordo, basta con questi discorsi. Stiamo diventando troppo seri. Venga con me. Coraggio. Ha pensato proprio a sì, tutto. Sì, sentirà com'è fresco. Meno male, perché sto morendo di sete. Mi dica, Miguel, lei ha la fidanzata? No, non ce l'ho. La troverà molto presto. Se non si hanno i soldi, non ci si può sposare. E questo le dispiace? No, è proprio il contrario. È un motivo in più per lottare. Mi piace che la pensi così. Ascolti, Maria Fernanda. La ringrazio molto per questa giornata. Grazie per avermi portato nel suo posto preferito. Non mi deve ringraziare, Miguel. L'ho fatto con molto piacere. Immagino che verrà spesso col suo fidanzato. Quest'estate hai grandi magazzini. C'è tutto quello che cerchi e molto più di quanto ti aspetti. Vieni ai grandi magazzini, anche solo per dare un'occhiata. Guarda fra i vari reparti, amori, intrighi, passioni. Fatti consigliare nella scelta da Jacqueline Adair o da Maria Teresa Ricci. Ai grandi magazzini, tutti i giorni alle 21.15 su Rete A. Qui con Gerardo una sola volta. Mi ricordo che in quell'occasione c'erano più di 30 invitati. Un'infinità di gente. Sì. A Gerardo non piace la solitudine. E non gli piace questo posto. Dice che si annoia a morte. E a lei, Fernanda, che cos'è che piace di me? Che cosa la attrae? Io sono una donna piena di contesti. Posso divertirmi pazzamente ad una festa, ma mi piace anche questa solitudine. Sì, va bene, ma penso che in fondo avrà una preferenza per una delle due cose. Non ha tutti i torti. Pensandoci bene, credo di preferire la sola. Mi piace molto passeggiare da sola. Scoprire gli angoli più nascosti di Tabasco. Il contatto con la natura mi dà energia. E di vivere. Questo mare mi affascina. Amo gli uccelli in libertà, il colore dei fiori, il loro profumo e la violenza delle mangiate quando c'è tempesta. Egoista. Abbiamo parlato solo di quello che piace a me. E lei, quali sono i suoi gusti? Che cosa gli piace? Lei, Maria Fernanda. Lei. Come? Sì. Mi piace molto la compagnia, il posto dove mi ha portato. In poche parole tutto. Trovo tutto perfetto. Questa giornata è per me una cosa indimenticabile. Sì,
Questo posto è molto bello. Sono contenta che le sia piaciuto. Ma si sta facendo tardi, andiamo. Però prima di ritornare voglio passare dall'Isola Paraiso. L'Isola Paraiso? Sì. Mio padre non gliene ha parlato? No, veramente no. Ho parlato poco con suo padre. Andiamoci, vale la pena di vederla. Ilario! Ilario! Tutti i giorni su Rete A, i fantastici... Dopo mesi di ricerche... Quest'isola è nostra. Papà la comprò molto tempo fa. È la nostra riserva di caccia. Ci sono un sacco di aironi e di anatre. Quando arriveranno gli ospiti, avrà anche lei occasione di partecipare alla caccia che organizza papà ogni anno in questo periodo. Ma io non ho mai partecipato ad una battuta di caccia. Questa volta avrà occasione di provare anche lei. E quando arrivano i suoi ospiti? Non lo so con certezza, ma penso che in settimana piomberanno a Villa Paraiso. Guardi, là arrivano i motoscafi con gli ospiti e le provviste necessarie per tutto il tempo della caccia. Poi gli uomini che guidano le barche tornano a Villa Paraiso e non vengono a riprenderci finché tutto non è finito. In questo modo siamo tagliati completamente fuori dal mondo. Ma che cos'ha? Perché di colpo è diventata triste? La vita non mi ha dato quello di cui ho bisogno. No, per favore, come fa a dire questo, Maria Fernanda? Ha tutto quello che può desiderare e tra poco si sposerà con l'uomo che ama. Le apparenze a volte possono ingannare. Vuole dire che non si sposa per amore? Non parliamo più di matrimonio, per favore. Ma lei... Non insista, Miguel. La prego. Ilario, facciamo il giro dell'isola. Grazie di essere venuto. Mi preoccupa molto Alina. Mi dica, che cos'ha? Non è normale quello che è successo. Vede, Pedro, lo stato di Alina è il risultato di una forte emozione ricevuta. Sì, capisco, ma perché non parlare? Mi dica la verità. Lei lo sa che io ho una grande amicizia, Michele. In termini medici, la malattia di Alina si chiama nevrosi introversa. Nevrosi introversa? È una sofferenza da parte del paziente e dai piaceri, dal terrore, da qualche forte emozione. Sono tutte le cause che la provoca. Allora sarà successo quando Alina è caduta nella palude? Sì, la cosa è molto probabile. La bambina deve essere stata un'esperienza terrificante. Lei crede che possa guarire? Beh sì, e spero anche presto. Ma quando e come? È difficile. Quando troverà la forza per farlo. Non fosse così. Adesso l'ha fatto progressi. Ma penso che servirà l'aiuto di un psicologo. Di uno psicologo. Alina ha subito uno shock, ma con questo non voglio dire che sia pazza del genere. Semplicemente soffre una grave alterazione psichica. Con l'aiuto di un psicologo, Alina potrà prendersi da questo trauma. Ah, vedrà che riuscirà a farlo. Che succederà quando lo saprà Miguel?
saputo che noi... Non c'è stato nessun problema. So che abbiamo fatto un giro molto lungo. E poi, ritornando, ci siamo andati all'isola. Molto bene, signorina. Le serve ancora qualcosa? No. Grazie. Te scusi. Perché così silenzioso? Non avrei voluto che questo giorno fosse mai. Ecco, non si è triste. E ha non è un ricordante. Lei è un ospite. E io ho dovuto di essere. Farò Dice.